Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Canicattì, il quale mi chiede: dottore, non dormo da più di 3 anni. Al che io ho chiesto: cosa ha fatto fino ad oggi? Mi ha risposto: ha fatto tutto di più, ma non riesce a dormire. Che cosa le è successo? Ho divorziato 3 anni fa. Da quel momento non sono più riuscito a dormire. Perché succede ciò? Perché il tuo subconsciente vigila, ha paura, vigila che a te non succeda nulla. Ok, dispiacevole. Sembra assurdo. Perché sembra assurdo? Perché la ragione non accetta che per il fatto di aver divorziato 3 anni fa tu non dorma, ok? Dice: no, è passato 3 anni, non la penso, non ci penso, non è possibile. Ma il tuo subconsciente purtroppo non ragiona come la tua ragione, il tuo pilota automatico, il genio della lampada d'Aladino, il tuo, come si può dire, la tua Siri di iPhone, ogni tuo desiderio è un ordine. Ora, che succede nel subconscio? Attenzione, le mie sono soltanto esperienze dirette e indirette di persone aiutate con l'ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola, ma soprattutto anche tutte cose che sono uscite dal subconsciente della persona, per cui è la persona, ragazzi, che sa il vero motivo. Il professionista dell'ipnosi di CS vera e professionale non fa diagnosi, non è lui che dice cosa hai, sei tu subconsciamente, non a livello di coscienza, il tuo subconscio che risponde e ti dice cosa hai e cosa non hai. Sto signore, mille per mille, era ed è il divorzio. Paura dell'abbandono, di essere lasciato, di essere allontanato. Sicuramente esperienze emotive vissute quando era piccolino, in un clima di negatività, come il 90%, per non dire il 99% delle persone di questa società odierna, e aggiungo anche del Medioevo, per altri versi. Per cui, se tu vuoi dormire come ha fatto questo signore, scaricati un audio MP3 DCS dal titolo No Insonnio, fatto di parole create ad arte, ad hoc, e dormirai come un ghiro, per tornare ad avere quell'energia che avevi un tempo, per soddisfare te stesso e chi ti sta attorno, e soprattutto riprendere in mano la tua vita, senza se e senza ma. Ok? Tutto parte dal tuo subconsciente. Convinci quella forza interiore che si chiama subconsciente, che alberga dentro la tua mente, dentro il tuo cranio, e tu risolvi tutti i tuoi problemi. Funziona. Un'altra volta io ho aiutato una signora, stavo dal parrucchiere nel 2009 mi sembra, e regalai un audio quando non gestivo io gli audio di, quando li gestivo io, e di fatti gli audio di CS. Adesso c'è tutta la mia associazione Ipnologia Associata di Los Angeles Beverly Hills, la quale da 5 anni non dormiva, e con un solo audio di CS, dopo neanche 2-3 giorni ma senza perdere il suo tempo, ha risolto il suo problema di insonnia. E quando ho rivisto il mio parrucchiere dopo una settimana, gli ho fatto la domanda perché si erano dimenticati, e ho detto: sì, ha smesso, incredibile, funziona. Parole semplici, ma che sfiorano un secolo di un antico sapere. Ricordatelo, e non c'è nulla di male in queste parole, perché anche mia madre nel 2008, essendo una mezza suora mancata, aveva paura, perché immagina cosa potesse pensare. Come una signora su internet mi ha scritto: io seguo Gesù. Ma anch'io sono un fedele di Gesù, un fedele di San Tommaso, un fedele di San Pio, un fedele di San Francesco da Paola, eccetera, eccetera. Che significa?
L'ipnosi è riconosciuta come medicina alternativa della Chiesa con Papa Pio IX nel 1847 e con dall'Associazione Medica Mondiale nel 1957, dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla e Papa Polacco, il Papa Giovanni Paolo II, si auto-ipnotizzava per imparare le lingue straniere, ne conosceva ben 12. Come ha dichiarato lui nella sua biografia, un tomo così, un libro così grosso che ti invito a leggere. È logico che c'è ignoranza in materia. Perché c'è ignoranza? Non è colpa né tua né della signora, perché i poteri forti hanno avuto nei secoli, ma soprattutto in questi ultimi tempi, interesse a spargere la voce che l'ipnosi sia soprattutto quella da spettacolo, quella da film, l'ipnosi paura. Poi che ci sia un medico su 100, uno psicoterapeuta su 100 che utilizza l'ipnosi in tutto il mondo è sempre considerato non classificato. Tu dici, come lo sai? Perché ho molti medici amici anche nell'associazione Ipnologi Associati. Ci sono medici e psicoterapeuti e queste sono e quanto è la percezione degli altri medici, degli altri psicoterapeuti, anche se si studia a scuole in delle associazioni private. L'ipnosi vera professionale con la V maiuscola. Per cui di cosa parliamo, ragazzi? Fammi tutte le domande del caso se vuoi sconfiggere la tua insonnia per vivere meglio, essere più prestante, più felice, raggiungere tutti i tuoi desideri, soddisfare tutte le tue esigenze e risolvere tutti i tuoi problemi. Scaricati quest'audio MP3 DCS al titolo No Insonnia, e centinaia di persone anche con un solo audio MP3 DCS, senza fare neanche sessioni online di ipnosi DCS vera professionale la V maiuscola, hanno risolto il loro problema una volta per tutte. Segui le istruzioni molto facili: la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, e meravigliati del potere della tua mente, perché qui sta la causa e qui sta la soluzione. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi, il dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS, del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, alla prossima, ciao.